Eccoci qui, pronti per questo nuovo podcast. Insieme a me c'è come sempre Maurizio. E come hai già capito dal titolo, oggi pensiamo bene e non facciamo peccato, sperando di azzeccarci. Benvenuto! Metti in pratica la psicologia positiva. Un podcast per potenziare il benessere e la nostra felicità con Roberta Ardito e Maurizio Sanguinetti dell'Istituto Europeo di Psicologia Positiva. Scopri di più su yep.es/it. Buongiorno a voi, buongiorno Maurizio, come stai? Buongiorno, ciao Roberta, tutto bene, grazie, buongiorno a tutti. Passano i giorni, passano le settimane e puntualmente ci troviamo a leggere i vostri messaggi. Siete stati attivissimi nel commentare e fare le vostre richieste sugli argomenti che volete per i nostri podcast. Oggi ci riallacciamo a un tema già affrontato in un podcast di qualche tempo fa, nel quale parlavamo di pregiudizi. Cosa dici, Maurizio? Allora, il titolo ci dà già qualche indicazione su quello che andremo a trattare oggi. Ci rifacciamo ad un vecchio detto ormai divenuto popolare, che a pensar male si fa peccato. E spesso ci si azzecca. già, esattamente. Quello di cui parleremo oggi è proprio questo, cioè la tendenza al catastrofismo, dovuta alla nostra abitudine a pensare male o agire di pregiudizi e condizionamenti esterni, per lo più, ahimè, negativi. Ecco, vi racconto velocemente l'episodio per la scelta del titolo, arrivata per puro caso, sì. Ok? Scherzando con alcuni colleghi psicologi, così per gioco, ci siamo buttati su proverbi e modi di dire. Quando a me è venuto un vedi che a pensar bene ogni tanto non fai peccato, seguito da una risata generale dovuta, insomma, uno mi ha detto, si vede proprio che lavori con la psicologia positiva, ecco. E se non veniva da te, non poteva venire da nessuno. Esatto, quindi liete anche questo, insomma. Certo. Comunque, oggi parliamo proprio principalmente del catastrofismo. Essere catastrofisti significa vivere di pregiudizi e convinzioni, o c'è un'attinenza alla vita vera che non sempre ci dà quello che vorremmo. Dunque, intanto parliamo di qualcosa che è molto presente nella società. È un argomento che mi ritrovo spesso a lavorare in studio nelle mie sedute, perché non sapete quante persone soffrono di questo disturbo, che porta ad un atteggiamento di totale sfiducia nel futuro e che ovviamente porta a stati di ansia più o meno evidenti. Tutti abbiamo i nostri pregiudizi e le nostre convinzioni che ci condizionano e che ci mettono in uno stato di preallarme, che in piccole dosi è anche necessario e ci può anche aiutare in alcuni casi. Il problema è che non tutte le persone si rapportano allo stesso modo, cioè alcune vivono le proprie convinzioni senza farsi condizionare, altri invece tentano di eliminarle completamente. Altri arrivano a farsi sovrastare dai pensieri negativi, sfociando appunto nel catastrofismo. Vorrei usare una metafora in stile millennial, ok, per spiegarlo meglio. Vogliamo arrivare davvero a tutti, anche più giovani. Sì, assolutamente, esatto. Un esempio abbastanza banale, ma che rende bene l'idea. Tutti noi utilizziamo YouTube, penso anche tu, Roberta, giusto? Certo, anche per rivedere i nostri podcast. Assolutamente, noi li usiamo molto spesso. Mettiamo caso che vogliamo guardare un video. Sì. Un podcast, per esempio, dello Yep, per esempio, ok? Sì. Alle volte, prima del video che ci interessa, parte una pubblicità. Sappiamo che non c'è modo di evitarla, Magari a volte ci danno la possibilità di interromperla dopo 5-10 secondi, ma intanto ce la dobbiamo ogni volta assorbire. E la piattaforma non ci consente di scegliere se guardarla o meno. Non dipende, insomma, da noi se la pubblicità c'è o non c'è. Va abbastanza a caso in base, insomma, alle inserzioni, roba da algoritmi che non conosco, insomma, quindi non mi c'è dentro nemmeno. Noi vogliamo, insomma, guardarci questo benedetto video e ci troviamo la pubblicità ora. Come agiamo durante l'attesa del tanto agognato video? Ecco, quello dipende da noi. Se inizio a cliccare in modo compulsivo, convinto di eliminare la pubblicità, che succede? Mi si apre una finestra che mi rimanda al sito del prodotto pubblicizzato, ovvio. Certo, perché ti apre il link direttamente. Esatto, direttamente, quindi, cioè, l'esatto contrario di quello che volevo. Infatti.
io volevo guardare il mio video, non pubblicità di profumi o automobili, insomma, ho appena cambiato la macchina e non è, ne voglio una nuova, insomma, mi innervosisco, anzi, finisco per chiudere YouTube e basta, non ne voglio più sapere. Ecco, immaginate la pubblicità come un pensiero che vi sorprende e non vi molla creandovi malessere. Ci clicco sopra e lo subisco come una pagina pop-up di internet, dandogli importanza e quindi allontanandomi da ciò che volevo in realtà. Certo. Oppure aspetto che passi e se ne vada, che vada via, senza distogliere la mia attenzione dal video che volevo vedere, che sono le cose per cui perché per me contano davvero, ok? Fate questa riflessione e pensate a quante pagine aprite quando in realtà non ne avete bisogno. Per dire, tenete a bada i vostri pensieri negativi. Io sono una che clicca sui banner pubblicitari. Ok, sì, giustamente purtroppo è una cosa che facciamo anche inconsciamente. Ma perché io non so aspettare, cioè io voglio vedere i podcast di psicologia positiva e clicco 20 volte per far sparire la pubblicità. Beh, si scherza ovviamente, devi vedere. Ovviamente. Parliamo ora delle trappole del pensiero, quegli errori cognitivi che creano delle distorsioni nel nostro modo di vedere la realtà che ci circonda. Esatto, sì. Ne ho portato qualcuno tra quelli che vedo più spesso durante le sessioni. Sono credenze, convinzioni tipo non posso commettere errori o non accetto il fallimento. Immaginiamo questi pensieri come degli annunci pubblicitari di prima, ci compaiono davanti e ci creano disagio. Esempio, sono in una fase in cui devo concentrarmi, che ne so, sul mio lavoro, quando ecco che appaiono questi pensieri, dubbi sul futuro, una nuova mansione su cui proietto un fallimento, aspettative eccessivamente troppo alte, insomma una serie di pensieri catastrofici che mi fanno stare male e non mi danno abbandono, non mi abbandonano. E qui viene la parte difficile. Non i pensieri in sé, ma come reagisco io a questi pensieri. Certo. Ok? Prendiamo un altro esempio, come lo stato di salute e come si percepiscono le malattie. Sono sul divano e all'improvviso sento un prurito sulla pelle e noto un piccolo arrossamento. Immediatamente mi sale l'agitazione e penso subito ad una malattia grave. Non ho la più pallida idea di cosa sia quel rossore e quel prurito, ma sto già immaginando di avere qualcosa di grave. Questo accade con le persone ipocondriache, per esempio, che addirittura arrivano ad immaginarsi le cose. Sì. La mente è in grado di costruirsi delle realtà tutte sue, solo per convincersi che è così. Quindi cosa succede? Mentre mi guardo quella macchietta sulla pelle, sto già immaginando di andare dal medico, che mi dà la brutta notizia, che vado in ospedale per farmi operare, o addirittura che muoio. Cioè chi visualizza addirittura il proprio funerale. Tutte queste cose vengono visualizzate creando una realtà virtuale nella nostra mente dalla quale riceviamo delle emozioni. Non dimentichiamo che il cervello è una macchina molto potente che è in grado di ricreare le stesse identiche emozioni, sia che le immaginiamo nella nostra mente, sia che le viviamo davvero. In tutto ciò, questa capacità, chiamiamola così, può avere anche una certa utilità. Insomma, in che senso? I pensieri negativi a volte ci permettono di arrivare preparati a situazioni che possono accadere in futuro, arrivare già con un'alta soglia di attenzione e una certa cautela, ecco, ci fa rimanere vigili e pronti a qualunque dettaglio che possa prendere una piega negativa. Certo. Ma questo non deve ripercuotersi sul nostro presente o farci vivere male quello che stiamo vivendo in quel momento, basandoci su qualcosa che non è ancora successo. Quante volte ci è capitato di sentirci male per qualcosa che non si è mai verificato, ma noi lo viviamo esattamente come se fosse lì davanti a noi. Ecco, questa è un'arma a doppio taglio che se controllata può tornarci molto utile, altrimenti sfoci in stati di ansia o, come dicevo prima, nell'ipocondria fino al catastrofismo più totale. Un caso abbastanza frequente è l'ansia che si vive nell'attesa di qualcuno che non arriva, per esempio. Questo succede tantissime volte, soprattutto tra persone con un legame importante, come fidanzate, mamme, genitori, in generale, insomma. Avendo un caso in cui un fidanzato entrava in panico, ho avuto io un poco tempo fa, quando la compagna ritardava dal lavoro. Iniziava a elaborare teorie come incidenti, tragedie, cosa è stato successo, perché non arriva. Insomma, si sentiva male per davvero mentre
guidava, tutte teorie che lui utilizzava per inibire quell'emozione che lo faceva stare male e che è l'incertezza in questo caso. E per calmare quell'emozione di incertezza si autoconvinceva che fosse successo qualcosa, un incidente, un malore, cosa che sì, lo faceva stare male, ma comunque meno male di quella sensazione di non sapere come mai la ragazza tardasse ad arrivare. Grazie a questa proiezione bloccò in automatico l'incertezza. Mi immedesimo in qualcosa di tragico, ma che saprei comunque gestire ed affrontare. L'incertezza, il non sapere cosa sta succedendo, è totalmente fuori dal mio controllo, quindi la evito. Questa cosa ci dice che sicuramente le proiezioni negative sono un problema, ma ci consentono di limitare le nostre ansie dovute a quella fortissima sensazione di incertezza, che per una persona già ansiosa di suo è deleteria. Quindi un finto sollievo, diciamo che ci fa sentire meno peggio, ma che resta finto. Devo ammettere che conosco la sensazione. Come possiamo evitare questi pensieri? Ti prego. Sì, la parola evitare implica che io non accetti più in modo assoluto queste situazioni, questi pensieri nella mia vita. Bisogna andare per gradi. Pensiamo un attimo che in un solo giorno arriviamo, pensa Roberta, ad avere 60.000 pensieri in un giorno. E che di quei 60.000 pensieri, l'80% ha una connotazione negativa. Mamma mia, molto di più. Ok, quindi non trappole, bombe innescate, diciamo così. E non parliamo di patologie come depressione e ansia, niente, no? Persone perfettamente sane hanno un volume esageratamente alto di pensieri negativi, senza essere necessariamente catastrofisti. Ma a fronte di ciò, qualcuno può arrivare a dire: sono saturo di pensieri negativi, come faccio io a lottarci contro ed evitarli? Appunto, non si tratta di evitarli, sarebbe impossibile. Quello che possiamo fare è trovare il giusto equilibrio, bilanciare quella mole di pensieri negativi mediante pensieri più costruttivi, perché è stato dimostrato che l'effetto cerebrale ottenuto dai pensieri negativi, a meno che non siano veramente fondati, è particolarmente gravi e inferiore all'effetto che produce nella mente un pensiero volontario e alternativo di carattere positivo. Okay. Sì. Ovvio, non serve lo stesso volume di pensieri positivi per contrastare quelli negativi, non servono quindi produrre 60.000 pensieri positivi ogni giorno, sarebbe insomma impensabile. No, è sufficiente creare anche un solo pensiero positivo, ma che mi dia un'intensa emozione, okay, una sensazione di benessere che mi porterò dietro finché tengo vivo questo pensiero. Okay. Curioso, ogni volta che faccio notare questo numero esagerato di pensieri, di come la nostra mente elabora informazioni, vedo reazioni di stupore, sento commenti tipo: come si fa a sopportare tutto questo? È una fatica enorme gestire troppi pensieri, tanti pensieri mi dicono. E io rispondo: pensa che potenziale che abbiamo dentro di noi. Nonostante questo numero enorme di stimoli, la nostra mente ci fa comunque andare avanti e addirittura è in grado di sfruttare questi pensieri a nostro favore, dandoci la possibilità di creare ed elaborare tutto quello che noi vogliamo. Basta volerlo e applicarsi per fare in modo di riuscirci. Siamo insomma delle macchine incredibili dotate di un potenziale infinito. Ok, quindi abbiamo capito che evitare non è il termine giusto in questo caso. Qualche concetto chiave da puntare? Sì, ricollegandomi al concetto di non evitare, inserirei il consiglio di accettare. Accettare il fatto che nella vita, come nell'esempio di YouTube che abbiamo visto prima, compariranno sempre stimoli, pensieri che non vogliamo, specialmente quando siamo concentrati su altro. Accettare il fatto che la nostra mente elabora informazioni di continuo e non sempre potranno essere pensieri positivi e piacevoli, per cui non è necessario evitare o soffocare questi pensieri, perché non saremo in grado di eliminarli e rischieremo anzi di avvertire ancora di più quel senso di malessere, ottenendo l'effetto contrario. Guarda, ti faccio un test di 3 secondi. Okay. Mi rivolgo a te, Roberta, sì, anche a voi che ci ascoltate. Okay. Ecco, respira in questo momento e non pensare assolutamente ad un elefante rosa. Stop, come minimo, hai pensato forse ad un elefantino rosa? Magari anche di colore rosa, appunto? Ok, vedi questo semplice test? Questo capita di continuo. Più cerchiamo di soffocare un pensiero, non pensarci, e più questo viene a galla. La struttura di quel pensiero ormai è attiva nella nostra mente.
viene innescata senza che ce ne accorgiamo. Se io sto tutto il tempo a pensare non devo diventare nervoso, non mi devo agitare, non devo sudare, il no la mente non lo percepisce, non lo registra, insomma, attiva solo l'informazione data dall'emozione che in quel momento la mente riconosce. Questa deve diventare un'abitudine. Tutto ciò che non vuoi finisce per renderlo reale. Più lo combatti e più lo rendi forte. Poi diventa molto importante la motivazione dentro di noi, cioè cosa vogliamo davvero. Ognuno di questi pensieri si porterà dietro sicuramente delle situazioni più o meno reali, collegate a qualche mia insicurezza o paura, per cui se la mia volontà è quella di superarle, di dotarmi di strumenti necessari per affrontarle, già questo mi permetterà di rilassarmi, di godermi il momento presente, consapevole che sto già facendo qualcosa per prepararmi agli imprevisti. Certo. E qualunque pensiero negativo, reale o costruito, non intaccherà il mio intento nel raggiungere i miei obiettivi di valore. Giusto. Sì, sì. Per ultimo, un esercizio utile può essere attingere alle potenzialità. Quando ti rendi conto di essere in una situazione in cui avverti un malessere o sai già che qualcosa finirà per farti soffrire, puoi aggrapparti a quelle tue risorse, quelle grazie alle quali avrai la possibilità di limitare quantomeno la sensazione di incertezza che ti attanaglia. Ovviamente è un lavoro che va fatto a monte, per cui come sempre ti consiglio di registrarti sul nostro sito iep.es e provare subito il test delle potenzialità, molto interessante perché ti darà un'indicazione reale di quelle che sono le tue risorse a tua disposizione. È un primo passo per stare meglio con se stessi. E vi lanci la palla per promuovere come sempre il nostro sito e le nostre pagine social. Ma prima voglio sentire l'esercizio di oggi. L'esercizio di oggi, sì, ok, va bene, va bene. Dunque, questo è un esercizio tratto da un libro che ho letto ormai anni fa, che è Per una felicità autentica di Martin Seligman. Sì. È un esercizio semplice ma molto efficace, o almeno a me ha aiutato tantissimo. In cosa consiste? Quando ci troviamo di fronte ad una trappola e parliamo del pensiero catastrofico, ovvero quando vediamo soltanto la peggiore delle possibilità in una determinata situazione, siamo focalizzati sull'unica opzione che secondo noi esiste in quel momento. Quello che andremo a fare è amplificare, ovvero estendere il nostro pensiero e cercare opzioni diverse. Ed è forte perché quando diamo a noi stessi delle alternative che non siano così negative, tendiamo a calmarci subito, certo, perché capiamo immediatamente che non tutto è perduto. Quindi l'esercizio è, quando mi troverò all'interno di una situazione, di una trappola, mi concentrerò sul peggio del peggio del peggio, cioè la più disastrosa delle possibilità. E questo dovrebbe essere abbastanza facile. Subito dopo penso invece alla cosa migliore in assoluto, l'epilogo più felice che io riesca a immaginare, anche se irrealizzabile, ma che sia la cosa migliore che mi può venire in mente. Una volta pensato a questi due estremi, pensiamo alla cosa che invece è la più probabile. Basandomi sulla mia esperienza, sulle situazioni che ho già vissuto, sulle abitudini, sulle persone coinvolte, quindi chiediamoci cosa sarebbe più probabile? Appuntiamo queste tre opzioni, le mettiamo per scritto, così leggiamo con i nostri occhi queste tre possibilità, in modo da interiorizzarle, diciamo noi stessi. Quale di queste tre opzioni voglio considerare la più plausibile? Tanto in ogni caso non ho la certezza di cosa accadrà, non lo posso sapere. E sapete quale delle tre viene scelta più spesso? Quale? Quella più probabile? Quale? Vi riporto un esempio reale di una persona con cui eravamo in terapia che viveva una situazione rapportata al suo stato di salute, l'ipocondria. Per farvi capire, lavorando su questo esercizio, trovavo ancora molta resistenza nel convincerla a riportare quella che abbiamo visto poteva essere la sua opzione più probabile, nel senso. La cosa migliore in assoluto, nel suo caso, era sto bene, non ho nulla, sono sana. La più probabile, secondo il suo pensiero, era ho un tumore, ma posso guarire. E la peggiore era, ho un tumore, morirò. Ora, l'opzione più probabile non è che hai il cancro e guarirai. È probabile che, dopo esserti fatta visitare, è che ne so, una ghiandola infiammata, una psoriasi o una qualunque malattia curabile, che non sia il cancro. Quando scegliamo l'opzione più probabile, non dobbiamo tirarla al peggio, altrimenti siamo sempre lì.
Pensiamo quindi all'opzione migliore in assoluto. Sto benissimo e non ho nessun problema. Alla peggiore, ho un cancro e sto morendo. Alla più probabile, ho una ghiandola infiammata, guarirò. Questo processo aiuta la nostra mente a prendere le distanze dai pensieri negativi e li rende meno importanti, ma dobbiamo farlo sempre, sempre e sempre. Farlo solo una volta, insomma, non serve a nulla, bisogna farlo ogni volta che un pensiero negativo si radica nel nostro cervello e abbiamo visto che succede molto più di quello che pensiamo. E ripetolo ancora, finché non vedrete voi stessi che molte di quelle trappole non vi angosciano più come prima. Una domandina al volo, e se tra quelle opzioni io scelgo la migliore in assoluto, così magari mi sento anche meglio? Interessante, assolutamente, purché sia un pensiero reale. Allora, facciamo che quando ci capita una giornata un po' così, creiamoci un pensiero che sia il più bello in assoluto, che magari ci tira un po' più su di morale. Se anche voi avete domande da fare a Maurizio, sapete che potete farle mettendovi in contatto con noi tramite le nostre pagine social, Facebook, Instagram, YouTube, oppure inviando una mail a italia@yep.it. Saremo felici di leggere i vostri commenti, le vostre richieste, perché no, le vostre storie, che magari useremo prima o poi in qualche podcast. Oggi abbiamo parlato di pregiudizi, di credenze, pensieri negativi, che abbiamo visto sono davvero tanti. L'80% di 60.000 è qualcosa che davvero non mi aspettavo per niente. Quindi mi raccomando, fate gli esercizi a casa e utilizzate la psicologia positiva, perché abbiamo bisogno dei vostri sorrisi. Ecco, mandateci qualche sorriso insieme ai commenti, mi raccomando. Vogliamo vedervi sorridere. Beh. Noi abbiamo finito, io ti ringrazio come sempre. Grazie, Maurizio. Grazie a te Roberta e grazie a voi a casa. No, vi aspettiamo alla prossima. E io vi mando un grosso abbraccio e vi aspetto la settimana prossima. Ciao, ciao a tutti.